Ciao a tutti e benvenuti, oggi studiamo questa simpaticissima canzone presente nell'ultimo episodio di Stranger Things. Si tratta di un brano reggae, quindi dobbiamo imparare a suonare in levare. Come si fa? Dividiamo il numero in due, in questo modo. U-no. E noi suoniamo sulla seconda parte del numero. Immaginiamo di fare due pennate per ogni numero. U-no, due, tre e quattro. Dobbiamo suonare solo sulla seconda parte di ogni numero. U, no. Sulla prima parte del numero suoniamo delle ghost note, quindi un suono sordo. Dobbiamo semplicemente stoppare le corde. Sulla seconda parte del numero, invece, facciamo pressione sulle corde e otteniamo il suono in questo modo. Quindi U, no, du, e, tre, e, qua. Volendo possiamo proprio escludere la prima parte del numero e suonare in questo modo. 1, 2, 3, 4. Effettuare quindi una pennata a vuoto e non delle ghost note. Gli accordi che sto utilizzando sono questi. Do settima più e Re minore settima. Se vi risulta difficile suonare con questi accordi, potete suonare con delle posizioni, con le corde a vuoto. Do settima più. Re minore settima. Sarà però più difficile stoppare la prima parte del numero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dovrete farlo con il mignolo della mano sinistra, così come sto facendo io. Non è detto però che non si possa suonare questo brano facendo una ritmica più semplice, volendo addirittura anche solo con pennate in giù, in questo modo. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Certo, in questa maniera non suoneremo un ritmo reggae, ma proviamo a vedere se comunque funziona. Come sentite, il brano può funzionare lo stesso. Così però un'altra cosa. Senza ghost note. Con le ghost note. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, a seguire tutti i link nella descrizione di questi video che vi riportano ai miei social. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!